Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Manic Mechanics, un gioco che ricorda moltissimo Overcooked, ma a tema motoristico. Abbiamo la possibilità di giocare online, organizzando una partita o partecipando, o giocare in locale. In locale lo potete giocare a schermo condiviso, comunque con amici, ma la cosa più importante che non tutti conoscono è la modalità Steam Remote Play. Quindi voi potete invitare un vostro amico dalla chat di Steam. Lo invitate, gli streamate il gioco, ovviamente dovete scegliere una periferica di controllo diversa, quindi se lui ha un pad, voi avete un pad, gli impostate il pad numero 2 a lui, l'uno a voi o voi la tastiera. L'importante è che non condividiate la stessa periferica, la tastiera ad esempio, che non può essere numerata. E che cos'è? È un gioco che non si discosta molto da quanto già visto in Overcooked. Però noi ci muoviamo con l'auto e ci muoveremo insieme a tutti i nostri amici con l'auto e abbiamo la possibilità di andare a vincere le nostre stelline facendo le varie missioni. E qua vedete che c'è un salto, il salto ci permetterà di prendere uno di quegli ingranaggi che sono la nostra valutazione o il nostro livello. Comunque, lo proviamo subito perché l'ho già giochicchiato un pochino, non aggiunge assolutamente nulla di nuovo, ma è interessante. Ovviamente da solo vi passa poco, insomma. La storia va avanti, ci introduce sempre più nuove possibilità, perché al momento, prima ancora di vedere questa degli spoiler, io posso riverniciare delle portiere, rimettere a nuovo delle gomme o sistemare dei motori, ognuno col suo tavolo. Vedete il tavolo giallo là in alto, il tavolo blu e così via. Ora, gli spoiler sono come le porte, hanno bisogno di una piccola riverniciata presso la stazione di verniciatura. C'è un minigioco da fare, abbiamo un tot di tempo e il rullo trasportatore ci porta i pezzi da sistemare. Ok, siamo pronti, arriva l'auto e sappiamo che quest'auto serve un motore e una gomma. Quindi in questo caso noi prendiamo la gomma, la mettiamo qua sopra, col tasto X devo premere più volte fino a che la gomma non è a posto, rimanendo ovviamente sul verde. Poi se avessimo un amico gliela butteremo, lui andrebbe a montarla. In questo caso non lo facciamo. Lo spoiler va riverniciato qui, quindi tenendo premuto la direzione bisogna smettere di direzionare. Una volta che siamo sul verde andiamo e montiamo. Ora ci resta il motore va sistemato sul banco blu e il banco blu ci consente, tenendo premuto e fermandoci anche qui sul verde, di sistemare quello che stiamo facendo. Ok, adesso poi c'è anche quello scopino lì che ci permette di pulire per terra. Ora iniziamo a, possiamo anche buttare gli oggetti volendo. Uno, sto diventando fortissimo. Abbiamo anche il motore e una gomma da sistemare, quindi inizio a metterlo lì. Il tempo è quello che è, abbiamo ancora un tot di secondi, posso iniziare a mettere questo. Questa è la più semplice, perché comunque dobbiamo continuare a cliccare ma non troppo. Possiamo lanciarla e la sistemiamo rapidamente, che è l'unico modo da soli per poter magari fare dei punteggi, dei bei punteggi. Ok, iniziamo con questa ci serve già la gomma, quindi iniziamo a riparare la gomma. La prendo, la lancio di là sperando che vada montata. Ok, lo spoiler non ha fatto altro che aggiungere solo una scocciatura in più, perché merda, l'ho messa qui. 1 2 3 4. Ok, e ci manca il motore. Motore non credo si possa lanciare lì, però 1, 2, 3, dai che arriva. Ok, lanciamola, perfetto. Inizio già a prendere la gomma. Sì, non è assolutamente nulla di sconvolgente. Questa qua è una gomma già pronta, quindi non abbiamo bisogno di montargli la gomma, di ripararla perlomeno. È molto bello il fatto che comunque lanciando, imparando a lanciare, creerete un'ottima cooperazione con i vostri amici. Olè, manca lo spoiler. E lo spoiler è appena andato via. Non troviamo spoiler. Vai. 1, 2, 3, 4.
sono stato sparato via insieme. Ok. Allora, gomma. La gomma ce l'abbiamo già. Lo spoiler. Lancialo là. E poi manca il motore. Ok. Sì. Questo lo proverò in cooperativa. Perché secondo me è molto, molto, molto divertente. Potrei già approntare eventualmente i motori e le gomme già per le prossime auto, per velocizzare un po' la cosa. Infatti vedete che ho già una gomma lì, ho già un motore pronto qui che lancio subito là. Un motore lo butto già subito là. Un altro motore lo butto là. Lo spoiler lo lancio di là. Una gomma la lancio di là. E iniziamo già a lavorare. Si sta velocizzando anche un po' la musica, quindi manca veramente poco. Coloriamo lo spoiler. E non ce la faremo. Però ci calcola anche se noi completiamo parzialmente un'auto. Vediamo i risultati. Ce l'ho fatta, nonostante fosse da solo, probabilmente viene calibrato il punteggio anche in base a quanti siamo. E ho fatto quello che serviva a fare per questa partita, per questo livello. Ovviamente si va avanti e c'è la necessità, magari per arrivare in alcune zone, di avere più, diciamo, di queste ingranaggi qua. Infatti se vado indietro, io adesso sono riuscito a fare... Perché c'è la marca del sapone lì, dei fazzoletti adesso... E siamo partiti da qui, che era il Tourist Information, dove ci insegnavano a giocare. Qua sono riuscito a fare tutto con una discreto punteggio. In realtà qua non posso saltare, di là non posso andare. E quindi bisogna andare per forza di qua. E qui c'è un'altra, ma anche al tempo stesso, anche questo, che mi fa prendere una stellina in più. Qua non c'è nulla, credo. Ma non posso andare di là. Ok, abbiamo questo e non so se aspettative di trasporto, perché il gioco va via via ad aumentare le dinamiche, le meccaniche, quindi dovrete fare sempre più cose. Era uscito anche un altro gioco dove si faceva la stessa cosa, ma non ce l'ho quello, dove dovevamo proprio mandare riparare l'auto ai box di una gara. E ovviamente, come in Overcooked, quello che cambia è sempre il livello, perché magari avete degli impedimenti. Eccolo lì, appunto. Questo non si sa cosa sia. Ah, ci praticamente ci dà fastidio per il come succedeva appunto con stanze che prendevano fuoco o altre cose. Le gomme. Sto perdendo una marea di tempo. Ok, mi serve la portiera anche. No, il motore. Qua stiamo andando veramente malissimo. Vediamo se la portiera mi serve. Questo è un motore che è già pronto. Vediamo se la portiera serve per quest'auto. Ma non credo, perché vedo che ce le ha già tutte. No, ok, infatti. Però questa è una portiera pronta. Quindi abbiamo la gomma che manca. Ok. Non riesco a lanciarla. Mannaggia. Lancia di là. Ok. E cosa manca? Lo spoiler. Che ci stiamo dimenticando. E adesso ho un po' un attimo di... Ok. Tra l'altro sì, escono anche qua in alto. Sono io che sono pirla che non le vedo. Vediamo se serve la portiera. La portiera serve. La monto, però è arancio. Vabbè. Il motore no, lo spoiler. Perché l'avevo verniciata col colore dell'auto di prima, quindi non so se mi darà meno. Ok, e mi manca la gomma. Gli ho messo la cosa gialla. La gomma. Ok, lancia di là. No.
Questo è un... abbiamo bisogno anche del motore qui. Sì, poi non ha neanche senso perdere troppo tempo, insomma, perché le meccaniche sono queste. Ovviamente tenete conto che, essendo un puzzle game, si complicherà sempre di più. Quindi affrontare in compagnia questi puzzle game è sempre molto molto divertente, fa sempre molto gioco di società. Allora, la gomma, questa è la gomma perfetta, quindi è già pronta. Ok, con questo io posso pulire, che probabilmente ci darà problemi nel caso in cui dovessimo magari, che so, correre e magari potremmo anche scivolare. Il motore l'ho butto già là, la casa però è già un motore pronto. La gomma. Perché magari siamo anche fortunati, si apre. Ok, infatti, buttala là. Ok. Spoiler, motore, gomma. Dai, è forse l'ultima che riusciamo a fare. Spoiler. Motore e gomma. La gomma la buttiamo là. Motore. 15 secondi, se non ce la facciamo. Però potrei ottimizzare le cose buttandoglielo là. E la gomma, questa la sistemiamo in tempi brevi. Ok, 2 secondi. Lancia. No, di pochissimo. 3 stelline però, cioè 3 ingranaggi ci prendiamo anche stavolta, mi sa. Buono, sono facili, poi si complica, ma non è un gioco da giocare da soli. Però tenete sempre conto che con lo Steam Remote Play streamate un amico, ovviamente a schermo condiviso, quindi non è che ognuno vede il suo schermo, lo streamate a schermo condiviso, come se lui fosse fisicamente vicino a voi e il gioco si divide a metà lo schermo, o vi vedete entrambi, quindi non potete andare ognuno dove vuole nella mappa, insomma. Quindi questo qua abbiamo problemi a go-go, e quindi qui annuncerà altre meccaniche magari di gioco, si complicherà tutto, per poi andare ad aprirsi questa nebbia e andare in nuove regioni del mondo. Insomma, questo è un gioco davvero molto molto carino, il nome è Manic Mechanics. Onestamente non so dirvi ancora il... Allora, no, in realtà è uscito proprio adesso, infatti quando ho iniziato a giocare non era ancora uscito, mi sa. 18,39€ come prezzo, 23€ prezzo completo, quindi si gioca, però il gioco lo dice, essenzialmente con il pad. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima, ciao ciao!